in fondo a questa strada abbiamo il ponte della 100 e sotto il ponte di Verona c'è la vecchia sporcacciona. Sotto al ponte di Verona c'è una vecchia sporcacciona, 100 lire di pupù, te la mangi proprio tu. Montagne, montagne e montagne e montagne di rifiuti. Questo è l'accento. E questo è ciò che riesce a combinare l'uomo con la sua intelligenza. Resti di cartongesso e quant'altro. Ma è anche un luogo dove, senza fissa dimora, risiedono qui, tra cartoni, spazzatura, montagne di plastica, buongiorno amici, 13 dicembre 2018, siamo qui in zona Mungivacca. Qui sopra c'è la strada statale 100 e qui sotto, ricordate bene, quando alle mie spalle c'era una montagna di rifiuti vari, tra materiali di scarti edili, di coibentazione, era un casino. Ora quest'area è stata bonificata, non so a spese di chi, per fortuna è stata bonificata, mentre comunque l'accesso è sempre aperto a tutti. Quando era sufficiente mettere un catenaccio, una transenna per evitare che si ripetesse il tutto. Quella era la parte dove era stata bonificata, mentre questa è la parte dove è destinata a dormitorio senza fissa dimora. I cartoni sono rimasti, ma si è aggiunta la carcassa di una Fiat Uno, che qualcuno si starà piangendo. Questa vettura è stata utilizzata anche lei come dormitorio, in quanto all'interno abbiamo dei cartoni, delle coperte così provvisorie, uno specchio magari per farsi la barba, scarpe varie per terra, quindi gente un po' disagiata che andrebbe anche loro un po' aiutato, ma questo tipo di gente non vuole essere aiutata. Quindi, come sono venuto con Telenorba, col quotidiano, con Telebari, con i consiglieri di municipio, comunque questa situazione va avanti. Bottiglie di plastica sparse, pentolini di emergenza e povera questa gente. Cosa abbiamo qua? Tutta roba recuperata. Che disastro ragazzi, peccato questa gente. Magari se qualcuno stesse cercando una Fiat Uno grigia, sappia che qui giace.